È un avvio, non si può dire tranquillo, però tanto le squadre vanno incontrate tutte. L'unica cosa che mi dispiace non è tanto che squadre incontrare, ma mi dispiace il discorso di fare un viaggio molto lungo per raggiungere Bolzano. Però voglio dire, non deve essere un alibi, perché io dico sempre ai miei calciatori che gli alibi non vanno trovati. L'unica cosa, e poi la cosa bella forse, e anche per quanto riguarda il tifoso, se poi la domenica dopo ci siamo subito in casa con la San Benedettese, il derby, e così ci sarà anche una buona cornice di pubblico. È un inizio congestionatissimo, si parte di mercoledì domenica, poi altro infrasettimanale, di nuovo domenica, in poco più di 11 giorni, 4 giornate di campionato. È vero che la Lega Pro fino a questo momento è stata, tra virgolette, in una sorta di vacanza, però come si gestiscono tanti impegni, almeno all'inizio? Ma ne stavo già parlando adesso con il mio staff. Usiamo la partita come allenamento, quindi i successivi allenamenti dopo la gara è solo un mantenimento e un recupero di energia. Quindi usiamo la gara, perché poi l'allenamento perfetto è la partita, quindi usiamo la partita come allenamento e poi cerchiamo di recuperare le energie per la partita dopo. Ma io penso che già nelle prime 5 partite noi riusciamo a capire com'è la nostra squadra, come è strutturata la nostra squadra, i valori della nostra squadra. Secondo me le prime 5 partite daranno delle buone indicazioni. Adesso va bene, andiamo a giocare contro su Tirone, una squadra che sta facendo, che ha fatto bene anche nella Team Cup con Frosinone e Pescara, però questo non vuol dire, perché è sempre calcio d'agosto, anche se si chiama Team Cup. Noi siamo pronti a questa partita. Poi se ce la giochiamo come abbiamo sempre fatto e come dovremmo fare. Se loro risulteranno più bravi, non lo so, gli stringiamo la mano e diciamo che hanno vinto loro, va bene. Però noi non molliamo niente, noi dare tutto quello che abbiamo di sicuro lo daremo. È di poche ore fa la sentenza del collegio di garanzia del CONI, che ha di fatto bloccato i ripescaggi, nessun ripescaggio in Serie B. Questo che cosa comporta? Squadre come la Ternana, che aspirava ad un posto in cadetteria, sono invece nel girone di Lega Pro. Complica un po' le cose? Non lo so, forse lo complica per chi ha fatto la squadra per vincere a tutti i costi il campionato. Noi abbiamo fatto una squadra che dobbiamo stare tranquilli, una squadra di ragazzi giovani che hanno voglia di emergere, ragazzi giovani che vogliono scalare la categoria, e quindi voglio dire, a noi questo non ci tocca. Noi le incontreremo solo 2 volte la Ternana, la mandata e al ritorno. Il problema sarà, secondo me, di quelli che hanno fatto la squadra investendo anche tantissimi soldini per aspirare a vincere, arrivare primi, perché se fai i playoff, tu mi insegni che ci sono 30 squadre che provano per un posto solo. Allora, sorprese ce n'è sempre una ogni anno, e di solito è sempre tipo il Mestre dell'anno scorso, sempre una neopromossa. Però io dico che nel campionato di Lega Pro va benissimo prendere giocatori di nome, dargli dei stipendi importanti, ma io sono convinto che in Lega Pro conti molto, molto l'organizzazione di gioco, il lavoro, la premiazione che ci devono mettere i ragazzi. Noi partiamo da un punto preciso: la squadra, gli 11 che scendono in campo devono dare tutto quello che hanno. A fine partita guardiamo il risultato finale.